Area 51 Publishing, Psicologia del Benessere, podcast. Area 51 Publishing è la casa editrice che propone il più ampio catalogo in lingua italiana di contenuti audio sulla crescita personale. Per questo tipo di contenuto il formato audio è ideale, perché è flessibile, leggero, portabile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi tempi. Scarica subito gratis i contenuti audio esclusivi di crescita personale firmati Area 51 Publishing. Iscriviti alla nostra newsletter e sono subito tuoi. Vai su www.area51editore.com/newsletter www.area51editore.com/newsletter Radio Area 51 Publishing, la prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Smetti di rimandare. 16 consigli per non procrastinare e raggiungere il successo nella vita. Di Phil Maxwell. 9. Non riposare sugli allori. Non permettere a te stesso di adagiarti nella routine e di agire con superficialità nel fare qualunque cosa. È buona norma tenere alta la tua concentrazione ogni volta che stai facendo qualcosa. Questo atteggiamento vigile, focalizzato e attento ti ricorda che le cose devono essere fatte, che i tuoi compiti vanno svolti al massimo delle tue capacità e conclusi. Questo inoltre ti aiuterà a comprendere che i lavori eseguiti ora significano più tempo per il relax dopo. Tuttavia, anche se questo è il caso, non dimenticarti di dedicare la giusta quantità di tempo al riposo, per cancellare tutti i pensieri problematici e negativi prima di andare a dormire. Il trucco qui è non strafare. C'è differenza tra riposare e oziare. Imposta sempre la giusta quantità di tempo e attieniti al programma. 10. Sappi sempre che potrai incontrare degli ostacoli. Molte persone rinunciano ai loro obiettivi perché incontrano un qualche tipo di ostacolo lungo la via. Gli ostacoli possono essere interni o esterni, credenze limitanti, problemi di disciplina, mancanza di tempo, di soldi o di risorse, e così via. Conosci in anticipo quali difficoltà dovrai affrontare e superare. 11. Procedi un passo per volta e con concentrazione. Prendi l'abitudine di fare un piano di azione ed elencare i compiti da portare a termine in base alle priorità. Attieniti a quell'elenco. Impara a svolgere ogni tuo compito, non importa quanto poco importante possa sembrare, con tutta la tua attenzione. Alla fine, questa abitudine ti aiuterà a fare meglio e di più. Durante le tue attività, evita fonti di distrazione, come notifiche dai social media, e dedica uno spazio per controllare email e messaggi telefonici quando non sei occupato in altro. 12. Celebra ogni successo durante il viaggio. Una delle cose più importanti che puoi fare è celebrare ogni tuo piccolo successo man mano che lavori per i tuoi obiettivi più grandi. Non aspettare fino alla fine per ricompensarti. Tu meriti che i tuoi sforzi e il tuo impegno siano riconosciuti, specialmente quando i tuoi obiettivi impiegano molto tempo a essere realizzati. Se non celebri i tuoi successi durante il viaggio,
perderai gran parte della motivazione. Quindi celebra. Raggiungere i tuoi obiettivi può essere un duro lavoro a volte, ma in realtà è anche molto gratificante. 13. Circondati di persone con una mentalità simile alla tua. Circondarti di persone che sono guidate dal successo, che hanno passione per quello che fanno e che hanno molta energia è contagioso. Passione ed energia sono interconnesse. Lavorano insieme per dare vita al successo. Uscire e stare con le persone di successo genera altro successo. Più parli positivamente, più immagini e discuti le opzioni, più ti confronti con gli altri e credi nell'impossibile, allora otterrai successi ancora più grandi. Nella mia esperienza, alle vere persone di successo piace aiutare gli altri a raggiungere i propri scopi. 14. Non cercare la perfezione. Cerca di iniziare. Una volta sono caduto anch'io in questa trappola e mi ci è voluto un bel po' per superare questo errore del perfezionismo. Una delle cause principali per la procrastinazione è questa nozione di voler per forza essere perfetti in tutto quello che si fa. Alcuni arrivano anche al punto di desiderare che una cosa sia perfetta anche prima di mettersi in azione per farla. Assurdo, vero? Al di sotto di questo bisogno di rendere le cose perfette si nasconde la paura del fallimento e di come i risultati si rifletteranno su di noi. Quando non fai niente, nessuno ti può giudicare, vero? Sbagli, di grosso. Se non fai nulla, non arriverai da nessuna parte. L'universo che ci ospita è mosso solo ed esclusivamente dall'azione. Non ci sono ricompense per l'inazione. Invece di rendere il tuo obiettivo perfetto, pensa innanzitutto a come e quando iniziare. Quando fai così e lo metti in pratica, scopri presto i suoi veri segreti e le sue vere potenzialità. Una volta che inizi, finisci a fare molto di più di quello che avevi intenzione di fare all'inizio. La perfezione non esiste. Non essere fuorviato dall'illusione che tu debba fare le cose perfette. È una scusa debole e una scusa che ti terrà immobilizzato. Smettila di cercare una strategia perfetta, tanto farai comunque degli errori. 15. Distaccati dal tuo vecchio comportamento. Devi cercare di renderti conto che tu non sei il tuo comportamento. Non appena inizi a identificarti con un comportamento, tu diventi quel comportamento. Solo perché a volte procrastini non significa che sei un procrastinatore, a meno che tu creda di esserlo. Una delle forze più potenti della personalità dell'uomo è che il suo comportamento e le sue azioni derivano e rispecchiano i suoi pensieri. Pensa in un certo modo e vivrai in quell'esatto modo. Una volta che credi di essere un procrastinatore, tutte le tue azioni saranno filtrate da questa credenza. E dal momento che tutte le credenze sono autorinforzanti, non farai altro che rinforzare questa credenza con le tue azioni. Perché non inizi invece a pensare diversamente, a costruire un'immagine di te positiva e a sviluppare credenze rafforzanti? Dimentica tutto quello che hai fatto finora. Questo è un nuovo momento di inizio. Pensa al presente e non al passato. Puoi cambiare ogni cosa intorno a te, cambiando in primo luogo le tue credenze su te stesso. 16. Cambia la tua percezione. Uno degli insegnamenti più profondi, che ha le proprie radici nella filosofia orientale, è quello che quando cambi il modo in cui guardi le cose cambiano. Questo cambiamento ti può liberare da ogni resistenza e da ogni motivazione che ti fa procrastinare.
tutta la vita si basa sulla percezione. Quello che lasci entrare attraverso i tuoi cinque sensi non è altro che una vasta gamma di suoni, colori, forme, immagini e odori. Nessuna di queste cose ha un significato in sé. Solo tu puoi dare a ognuna di queste informazioni un significato. Tu sei l'unico che decide come interpretarle. La procrastinazione non è altro che un modo per valutare qualcosa e assegnarle un significato che ti trattenga dall'agire. A un qualche livello, principalmente subconscio, tu ritieni che agire sarà più doloroso che non farlo e per tua natura impedirai quindi a te stesso di agire. Questo è uno dei più potenti suggerimenti per combattere e sconfiggere il tuo procrastinatore interiore. Puoi liberare te stesso iniziando a cambiare il modo in cui guardi le cose che stai procrastinando. Chiedi a te stesso cos'altro questa o quella cosa possono significare e invece di dire che devi farlo, comincia a dire che scegli di farlo. La differenza è sottile, ma significativa. Cambia il modo in cui guardi le cose e le cose cambieranno. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com.